Per noi è importante, è un appuntamento ormai storico nella nostra città. Speriamo che questa bella giornata di sole sia appunto indicativa per un anno finalmente di un Luna Park a pieno regime, perché ricordo che purtroppo nel 2020 è stato interrotto bruscamente dal triste episodio della pandemia. Nel 21 è rimasto appunto bloccato sempre per lo stesso motivo. L'anno scorso abbiamo ripreso finalmente appunto questa bellissima iniziativa, non nelle date classiche ma un po' più tardi, e quest'anno finalmente si inizia con i primi di febbraio, come è sempre stato, e sarà appunto nel periodo classico in cui da sempre sostanzialmente è stato fatto. È importante, è un momento di socializzazione, la gente ha voglia di tornare a ridere, a scherzare, a darsi la mano, a andare su una giostra, a poter insomma stare in mezzo ad altri esseri umani, cosa che per tanto tempo non è stata possibile. Il Luna Park è un momento sicuramente di divertimento e di socializzazione, per cui noi, per quello che è la nostra possibilità del comune, insomma, cercheremo sempre di fare il possibile perché questa importante manifestazione si ripeta sempre tutti gli anni. Oggi abbiamo un'ora gratis e fatta per ringraziare la cittadinanza della loro amicizia verso il Luna Park. È un'ora gratis fatta volentieri, speriamo che vengano tanti ragazzi a divertirsi oggi. Abbiamo un programma di iniziative che è esposto in un manifesto alle due entrate. Oltre a questo avremo le due feste dello studente, che stiamo raggiungendo le giornate in accordo con il provveditorato. E poi faremo come l'anno scorso, ma in una maniera migliore, perché l'anno scorso è stato un esperimento, una mattinata dedicata agli handicappati, gratis, e mangeranno la frittella, potranno bere una bibita, tutto gratis, dato da Luna Park. Ci sono circa 80 attrazioni. Noi abbiamo fatto stampare 100.000 biglietti per tipo, cioè 200.000 biglietti a riduzione, che verranno distribuiti nelle fabbriche, nei supermercati, nelle scuole, a tutta la cittadinanza, che ne potranno usufruire dal lunedì al venerdì. Io metto la mia giostra in via Pescheria dopo, quando finisce il Luna Park. L'ultimo momento che l'ho avuta è stata in Piazza Virgiliana, nel mercatino di Natale. Adesso attendo che finisca il Luna Park per ricominciare il mio solito lavoro.